Allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti con le difficoltà del tempo che oggi hanno un po' messo in ginocchio tutto il nostro territorio. E oggi inauguriamo questa bellissima mostra in occasione anche della giornata del contemporaneo, che è questa grande manifestazione promossa da AMACI, dell'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, che si svolge da 17 anni. E che coinvolge musei, fondazioni sia pubbliche che private per raccontare la vitalità dell'arte contemporanea del nostro paese. E noi proponiamo questa mostra dal titolo William Condon, 33 dipinti della William Condon Foundation. È un progetto che è curato da Casa Testori e vede la curatela del dottor Davide Dall'Ombra, qui alla mia sinistra, che ringrazio di essere qui, così come ringrazio infinitamente la Fondazione William Condon perché, come detto, il titolo della mostra sono opere che provengono dalla Fondazione. Abbiamo qui l'amministratore delegato Giorgio Gandolfi, entrambi vengono da Milano, quindi ringraziamo anche di più di aver fatto insomma, lo sforzo, l'impegno di venire. Io lascio la parola al presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Jesi, ingegner Paolo Morosetti, per un suo saluto. Allora, buonasera, benvenuti e benvenuti a tutti a questo evento che è uno dei più importanti dell'anno. Riusciamo a farne diversi del calibro culturale come quello di stasera. Perché due parole sulla fondazione prima di passare la parola al segretario generale. Una delle nostre mission, una, perché poi ce ne abbiamo anche qualcun'altra. Una delle nostre mission è il supporto e la diffusione di quello che è l'arte, la cultura, l'informazione nel nostro territorio. Quindi questa sera parliamo di arte e cultura insieme, perché le due cose si fondono, no? Sono un po' lo stesso, hanno più o meno lo stesso significato. Quindi riusciamo ad organizzare, grazie anche al poderoso lavoro che svolge il segretario generale, questo lo devo dire, non è una lisciata mio, questo lo devo proprio dire, grazie anche all'impegno e al lavoro poderoso e a questo punto alla professionalità che ha acquisito in argomento, perché ormai sono parecchi anni che la Fondazione fa questo. Riusciamo a organizzare cose importanti come questa, perché questa è una roba grossa, come si dice in dialetto jesi, questa è una roba grossa, no? Ma delle robe grosse riusciamo a farne altre 3, 4, 5 all'anno, forse 5 è un po' troppe, però 4 sì. Poi che altro facciamo? Diamo la abbiamo altre sale museali più modeste di quelle che vedrete dove sono esposte le opere di Condon, dove diamo la possibilità ai giovani artisti, giovani o non giovani, non è che se sono meno giovani non ci cambia niente, però se sono giovani siamo più contenti, di potersi mettere in mostra gratuitamente, senza dover tirar fuori niente, perché lo spazio gli viene ceduto ovviamente in maniera gratuita. Tutto il battage, le newsletter, gli inviti, tutto questo pensa tutta la fondazione, la fase dei receptionist per la possibilità di visitare le mostre di questi ragazzi, fatemi chiamare così, tanto ormai all'età mia posso chiamare così, di questi ragazzi, è tutto quanto messo a disposizione della Fondazione. E secondo me, anche dai risultati che abbiamo ottenuto, è stata una delle idee più intelligenti e meritorie che ci ha avuto la Fondazione in questi ultimi anni, da quando non riusciamo più a svolgere un'azione finanziariamente poderosa sul territorio, per via di tante cose che dal bail-in in avanti,
ma a livello di efficacia sul territorio, di soddisfazione e di sostegno alla cultura, all'arte, all'informazione, stiamo facendo tantissime cose. Io sono presidente oramai da 6 mesi, nemmeno, ma vigliacco se ci ho avuto mai un venerdì, sabato e domenica libero, da quella volta fino ad oggi. Ma questo con mia grande soddisfazione, perché io ho anche sulle cose, questa, ripeto, è una roba grossa quella di stasera, quindi ovviamente io sono qui, ma anche sulle cose piccole, mi fa piacere essere presente, salutare gli autori e gli intervenuti, eccetera, eccetera, perché penso che sia gratificante per chi cerca una visibilità, no? Intanto parte col saluto del presidente, poi arriva. Grazie, lascio la parola a quest'altri signori che hanno tante cose da dirci. Grazie. Adesso lascio la parola a Giorgio Gandolfi, a cui chiederò di raccontarci un po' cosa fa la Fondazione William Condon e come è nata e sì, qual è il suo compito, sì, la sua missione. Sì. Sì, va benissimo. Si sente? Grazie, grazie molto. Allora, innanzitutto ci vogliono i ringraziamenti non formali, perché normalmente no, ognuno che interviene no, ringrazia bla bla bla. Invece dico non formali al presidente Morosetti, Mauro Tarantino, a Casa Testori, rappresentata appunto dal direttore Davide Dall'Ombra. Perché con questa mostra, in cui noi abbiamo prestato e volentieri le opere, qui c'è un primato, la prima mostra di Condon nelle Marche. Condon, e posso dire, nella nostra regione, perché io sono nato nelle Marche, sebbene nel maceratese, qui poi ci stanno i campanilismi, però sono nato nella, quindi posso dire nella nostra regione. Ed è una soddisfazione. Perché? Perché Condon non ha avuto grosse frequentazioni con questo territorio. Lui ha girato tutto il mondo, veramente ha girato ogni angolo che poi ha rappresentato nelle sue opere, no? Però qui nelle Marche ci sono stati due momenti, due episodi significativi che voglio citare. Perché lui è transitato qui in un momento significativo durante la guerra, perché lui era ambulanziere, volontario, era un pacifista, quindi lui ha partecipato alla guerra come ambulanziere per combattere la guerra con la pace, quindi andare a soccorrere chi stava morendo durante la guerra. Ed era lui affiliato con l'ottava armata inglese, nella quale ha operato il generale Anders, che era questo polacco che ha fatto la battaglia di Monte Cassino, in cui Condon ha partecipato, che però dopo è risalito sulla costa adriatica. Infatti questo generale Anders è quello che ha liberato Ancona, per cui lui sicuramente è transitato da queste parti durante quell'occasione. Non abbiamo documenti espliciti che lo documentano, che ce lo raccontano, però sicuramente è transitato qui. Poi invece lui cita la sua presenza a Pesaro, a Rimini, e soprattutto a Forlì e poi a Faenza, dove poi ha rimesso in piedi il museo delle ceramiche che era andato bombardato. Quindi mi sembrava significativo citare che lui qui comunque è transitato in un momento così, così doloroso ma così importante. Un altro invece è un aneddoto. All'inizio degli anni 70 lui aveva lo studio ad Assisi, e questo lo so per testimonianza diretta, perché me l'ha raccontato, ha fatto un giorno una gita, questa volta nel maceratese, ed è andato al mare. Lui era innamorato del mare, evidentemente,
essendo nato nel Rhode Island, quindi davanti all'oceano, c'è sempre stato questo rapporto con il mare, con la navigazione, la sua vita che è stato sempre un itinerario. E ha fatto una gita a Civitanova Marche, da Assisi, ha fatto insieme ad alcune persone che conosceva. E lì è stata una giornata felice per lui. Lui spesso è un artista, nel catalogo è scritto, dall'ombra lo ha scritto, è un artista corposo, insomma, in cui il dramma è in prima, poi di fronte ai quadri questo emerge molto bene, il dramma, il tormento è prevalente. Invece da questa visita lui ha fatto un quadro molto gioioso, semplice, eccetera, che però ritrae il porto di Civitanova e il mare, no? Ecco, ho voluto citare questi due momenti piccoli, ma comunque che segnano, no? Un passaggio non qualsiasi. Bene, veniamo a noi, alla domanda che ha posto il segretario, no? Allora, io sono qui a nome della William Congdon Foundation. E questa mostra ci permette di adempiere gli scopi istituzionali che noi abbiamo, perché in sintesi lo scopo della fondazione è proprio quello di educare all'arte, è l'educazione all'arte, cioè promuovere l'arte e gli artisti, un po' come citava un attimo fa il presidente, l'arte emergente, i giovani che sentono che hanno dentro questa cosa molto forte e devono trovare lo spazio per esprimerla. La fondazione è stata voluta da William Condon, quindi lui vivo nel 1980, devolve il suo patrimonio personale alla fondazione e la fondazione è una no profit americana. Si chiamava, perché essendo vivo lui, The Foundation for Improving Understanding of the Arts, cioè la fondazione per migliorare la comprensione delle arti. Però improving è migliorare, come dire, dal di dentro, far crescere, no? Rispecchia moltissimo il rapporto che aveva Condon con le opere. Li chiamava figli, addirittura, erano cose vive per lui. Perché? Perché ogni quadro rappresentava un episodio che lui ha vissuto, una sensazione forte che lui ha vissuto e poi, tornando in studio, ha riportato su alcuni disegni e poi sulle tavole a olio. Americana perché lui, essendo americano e avendo vissuto la maggior parte della vita comunque in Europa, non ha mai voluto tagliare questo rapporto, anzi si è sempre sentito non polemicamente, come per dire io sono americano, voglio rimanere americano, ma proprio come un legame, un ponte tra questi due mondi che hanno fatto parte integrante proprio della sua vita. E per capire il rapporto che cosa vuol dire comprensione delle arti, no? Che cosa vuol dire migliorare la comprensione delle arti? Io quando l'ho conosciuto 34 anni fa, ero un po' più giovane, il primo impatto è stato questo. Lui viveva in un angolo di un monastero della Cascinazza, in un monastero benedettino, aveva un'abitazione anche abbastanza umile, perché aveva una stanza che era il suo studio, che coincideva con la stanza da letto di fatto, un angolino cucina, un bagno, e poi aveva il suo studio vero e proprio e un corridoio che collegava queste due stanze con molte finestre, dove lui metteva ad asciugare i quadri appena fatti. C'erano delle mensole, c'erano questi quadri appesi lì, no? Allora lui la prima cosa che faceva quando tu lo andavi a trovare era, e io la prima volta ho avuto un impatto un po' forte, era vai a vedere nel corridoio, lui la chiamava la galleria, vai a vedere perché ci sono dei figli nati da poco. Allora lui era seduto qui alla scrivania, lì c'era la galleria, tu dovevi vedere questi quadri che erano lì e lui era seduto e con la coda dell'occhio osservava. Che cosa? Osservava te come guardavi i quadri.
Ecco, questa cosa qui, che non è stato facile, ma è un'esperienza fortissima, è importantissimo, perché dice di come tu stai di fronte a questi quadri qui. Infatti lui usava questo termine a un certo punto, perché se uno li osservava paragonandosi alla provocazione che quel quadro rappresentava in quel momento, diceva: ecco, tu sei entrato dentro al quadro. Poi lo spiegherà meglio il curatore della mostra, c'è un quadro qui in mostra in cui lui ha messo un piede dentro, come per dire, quasi un'immedesimazione con quell'oggetto lì. Comunque non è stato facile, perché è un esame che faceva tutti, no? Bene. A noi William Condon ci ha consegnato molto materiale, perché noi conserviamo molti quadri a olio, per questo li utilizziamo appunto per questo scopo di educare alla visione dell'arte. Abbiamo i pastelli a olio, perché sono tutta una serie di opere che lui ha fatto su carta a metà degli anni Ottanta, quando innanzitutto si era operato all'anca, non poteva più stare in piedi davanti al cavalletto per dipingere a olio. Allora era lì seduto a uno sgabello davanti a uno scrittoio, e con questi pastelli a olio, come quasi dei gessetti su carta, ha fatto moltissime opere. Anche qui, poi chi vorrà documentarsi lo potrà fare, c'è una cosa stranissima, perché questi lavori a olio, che sono essenziali proprio, sono quasi degli stick, dei segni che sembrano astratti, sono invece le uniche opere che lui ha dipinto di fronte al soggetto. Perché lui non è un pittore astratto, poi lo spiegherà meglio. Lui è un pittore sempre realista, parte sempre da un oggetto, da una situazione, eccetera, e quando anche le ultime opere esposte qui ci saranno delle immagini che sembrano astratte, esse sono sempre come un'estrema semplificazione di un'immagine che lui ha visto. Poi abbiamo i disegni. Perché lui, per ogni soggetto, perché lui prendeva, coglieva il soggetto dai campi, per esempio, no? Oppure dalle città, oppure dai viaggi che faceva. Sul posto lui prendeva degli appunti, che potevano essere degli scritti, e li abbiamo, potevano essere dei taccuini con dei disegni, nei quali lui addirittura lì scrive, non so, il cielo color silver, cos'è, l'argento, azzurro, perché nel momento in cui lui con l'occhio fotografa il soggetto, per lui il quadro è nato in quel momento, lui quel momento lì fa l'esperienza del quadro e poi la riporta come memoria nel suo studio, e lì con l'olio realizza le varie opere. Abbiamo i diari, perché lui era un po' iperattivo, ogni giorno lui aveva bisogno di scrivere pagine di diario, che sono interessantissime, perché poi anche nei diari cosa fa? Parla dei quadri così come li ha immaginati, così come li ha visti nascere, li descrive o nella fase precedente di come sono sorti in lui, oppure dopo: ho realizzato questo quadro. Abbiamo molti scritti sull'arte. Abbiamo molte meditazioni, lui scriveva soprattutto dagli anni 60 in poi, scrive delle meditazioni profondissime sul suo itinerario spirituale. Abbiamo degli interi epistolari. Se sono troppo lungo tu taglia. Dimmelo subito, perché non c'è problema. Abbiamo interi epistolari, perché lui era anche un po' sfacciato, cioè perché lui ha scritto per anni lettere dai suoi luoghi di viaggio, e queste lettere hanno dei disegni fatti magari con labiro che sono meravigliosi, e a un certo punto ha richiesto indietro gli epistolari. e per fortuna li abbiamo noi, ne abbiamo conservati tantissime, migliaia e migliaia di lettere che regolarmente lui in vari periodi destinava alla persona che in quel momento riteneva percepisse di più, apprezzasse di più la sua opera. E a un certo punto gli ha richiesti indietro e li abbiamo acquisiti, dico per fortuna. Abbiamo anche conferenze che lui ha fatto, audio, insomma un sacco di materiale. Cerchiamo di utilizzarlo questo materiale noi.
per le mostre, per chi è interessato, per chi vuole un approfondimento, sia critici, studiosi, ma, e qui cito una cosa che per noi è di grande soddisfazione, sono vari anni in cui facciamo dei lavori con le scuole del territorio, no? A parte che abbiamo occasione di lavorare sia con l'università, con l'accademia, anche le scuole, ma anche con le scuole di livello inferiore, primario. Allora lì è stato un progetto che abbiamo creato e riproponiamo ogni anno, perché poi ce lo chiedono, soprattutto il comune dove stiamo, noi siamo nell'Interland di Milano, nella zona dove abitava Condon, no? Allora anche i piccolini, quarta elementare, il comune ci chiede ogni anno di fare un lavoro con tutte le classi, no, tutte le quarte elementari del territorio, e abbiamo organizzato un format che abbiamo visto a un certo successo, devo dire, perché usiamo questi momenti, noi li portiamo sul posto, andiamo nei campi, gli facciamo vedere dove viveva l'artista, la finestra dalla quale l'artista vedeva certi campi che poi ha dipinto. Per esempio c'è un ultimo quadro che poi verrà spiegato, che si chiama Tre alberi, no? È un quadretto piccolo, è l'ultimo che lui ha fatto, in cui dipinge questi tre alberi, pochi giorni prima che poi tra l'altro morisse, perché lui è morto molto rapidamente, perché ha avuto una crisi che è durata poco più di una settimana e poi è morto. Quindi questo quadro, che abbiamo trovato ancora fresco sul cavalletto, infatti non è firmato e non è titolato, poi il titolo gli è stato messo dopo, a un certo punto lui, questo soggetto, lo ha visto realmente, perché faceva la passeggiata con un contadino che era un suo amico, eccetera, e sulla sedia a rotelle, pochi giorni prima che avesse queste crisi, andava per i campi dove invece lui andava solitario in ricerca di soggetti finché poteva, che ha potuto, e a un certo punto c'è, dopo un certo tragitto non brevissimo, questo angolino con questi tre alberi. Purtroppo uno adesso si è seccato, però noi portiamo le scolaresche di fronte a questi tre alberi, che potrebbero essere non significativi sotto certi aspetti, perché lì è pieno di alberi, ma quei tre però sono iconici, lui poi li ha riportati nel quadro. Bene, i bambini vedono questa situazione, la toccano, la vivono da dentro, diventa per loro la stessa esperienza che faceva l'artista. Poi le maestre molto brave in classe fanno un lavoro su delle riproduzioni, e poi noi li riportiamo da noi a vedere i quadri veri, i quadri poi realizzati. Beh, con tutta questa preparazione, anche semplice ma studiata, questi bambini hanno un occhio eccezionale sui quadri. A parte che tutti a un certo punto ti dicono quello è tre alberi subito, immediatamente, però hanno avuto un'esperienza con un occhio liberissimo, cosa che spesso noi adulti non ci abbiamo proprio così pulita di fronte all'arte, con un occhio liberissimo. Questi hanno avuto un incontro col quadro, con un quadro che, con alcuni che veramente sembrerebbero non alla loro portata in quanto troppo semplificati, ma invece li hanno colti nel loro senso più profondo e anche più semplice. E questa è una soddisfazione enorme che noi abbiamo, perché risponde proprio all'essenza di ciò che siamo. Bene. Infatti anche chiedono dei prestiti dell'ambasciata americana in giro per il mondo. Allora, noi abbiamo un rapporto ottimo con il consolato americano di Milano, che fa molte iniziative culturali di americani all'estero, e abbiamo degli appuntamenti più o meno costanti ogni anno con loro. E infatti in questo momento abbiamo un'esposizione di alcuni quadri presso alcune ambasciate nel mondo, e c'è una mostra che è ancora aperta a Milano, che è esattamente, come dire, la prima parte rispetto alla mostra che invece è qui. Perché qui c'è questa mostra prende le mosse dal 1947 in poi, da quando lui torna dalla guerra, decide di fare, di essere artista e di spendere la sua vita in questa attività,
Invece l'altra mostra è la mostra di quando lui ha l'inizio, la sua formazione, i suoi studi e tutti gli anni che ha trascorso, perché dal 42 al 45 lui ha fatto questo volontariato e ha fatto tutta la guerra, e soprattutto quell'ultimo momento in cui lui entra con le truppe di liberazione nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. E lui da questo percorso dei fatti tra l'altro più dolorosi della guerra, i più cruenti, perché lui ha fatto le battaglie del Nord Africa, compreso El Alamein, che è stata una cosa cruentissima. Poi è sbarcato in Italia, ha fatto Monte Cassino, che è stato sempre un momento fortissimo. Dopodiché è entrato a Bergen-Belsen, cioè, ed è stato un mese circa, ha dato i primi soccorsi a queste migliaia e migliaia di persone. Questa mostra documenta tutto questo percorso che lui ha documentato con alcuni disegni e con uno scritto in prosa che poi avrebbe voluto pubblicare, che invece dopo non ha trovato, nel dopoguerra non ha trovato nessun editore, perché l'argomento andava dimenticato, non andava ricordato. E abbiamo messo in mostra, in un luogo anche significativo, perché è il memoriale della Shoah, non so se qualcuno conosce il luogo, è il binario 21 della stazione centrale, che è il luogo dal quale sono partiti per i campi di concentramento molti ebrei, ma non solo ebrei, ed è un luogo significativo, ed è proprio, diciamo, è la parte che, dei binari, sotto i binari, sono tutto un locale molto, molto, molto organizzato, insomma, in cui costruivano questi convogli per poi portarli via, che è un luogo perfetto per una mostra del genere, perché è il luogo in cui uno si immedesima con questa situazione drammatica che lui documenta con dei disegni a matita, perché lui per tutta la guerra aveva il suo taccuino con i disegni a matita, perché aveva in mente questa opera da scrivere, che poi ha scritto di fatto, e viene messa in mostra proprio in questo ambiente, in questo locale, in cui uno non solo visivamente è in quel luogo dove realmente sono partite queste persone, ma poi senti anche i rumori, perché sopra, al piano sopra ci sono i binari, per cui senti questo tutun, cioè sei dentro una situazione, è un luogo molto particolare. Però è la sua formazione fino al momento in cui, nel confronto con, poi è scritto bene anche nel catalogo questo passaggio, nel confronto con questa esperienza dolorosa, lui decide di dedicare la sua vita all'arte. È una vocazione questa sua all'arte, che poi verrà nel 59 illuminata dalla conversione al cattolicesimo. Quindi è come fosse la prima parte. E finisce quel momento lì, quindi chi vuol vedere la prima puntata è lì. Grazie. Grazie Giandotti. L'ha ripetuto più volte adesso, ma ieri nella presentazione che abbiamo fatto, che hai fatto alla stampa, Davide, io da ignorante comunque della materia, ho capito una cosa, è stata molto chiara, che Condon praticamente dipinge quello che vede, quello che sente, quello che è lui in quel momento, non è qualcosa che crea artificialmente come magari altri autori si inventano qualcosa. Lui, la sua arte è una ricerca proprio dell'umano, dell'uomo. Infatti in un'intervista che ho trovato dice che lui, probabilmente questo è dopo la conversione, si è trovato, dice testualmente, non più a dipingere però come aveva studiato, a riprodurre gli oggetti in arte di illusione, ma direttamente dipingendo l'immagine dell'oggetto che sorgeva dentro di me, come l'emozione stessa che mi spingeva ad esprimerlo, nel suo tempo, non nel mio. Quindi, insomma, mi ha colpito questa cosa, questa, veramente questo entrare, lui dipinge quello che vede, quello che gli suscita in quel momento, come tante esperienze nei viaggi che ha fatto, ovviamente ce lo puoi illustrare benissimo. Grazie.
Allora, grazie mille, anch'io non posso che iniziare a dare ringraziamenti perché comunque è stata un'occasione, un'avventura molto interessante poter innanzitutto attingere liberamente a questo patrimonio della Fondazione Condon e quindi scegliere tra oltre 500 dipinti una selezione che fosse rappresentativa. E ovviamente grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi che ce l'ha permesso e in particolar modo al lavoro di Mauro Tarantino che è stato veramente preziosissimo, costante e fedele. Abbiamo passato anche un Covid in mezzo, insomma, che ha ritardato un po' i tempi e anche il curatore è stato bloccato per un po', ecco, però ce l'abbiamo fatta. Dico che qualche connotato generale perché poi andiamo a vedere sti quadri che siamo qui per questo, quindi dico proprio solo due parole perché poi possiamo continuare, cioè vi farei una visita guidata che mi sembra il modo migliore per conoscere questa mostra. E due parole generali, cioè sicuramente lo spunto del segretario generale è un po' il cuore della questione. Chiaramente Condon, come ha detto anche il presidente Gandolfi, è un pittore realista, cioè a lui interessa la realtà, interessa rappresentare la realtà. Ovviamente è una realtà che fa i conti con la sua personalità, quindi non è mai, c'è un livello, diciamo, di compromissione personale con quello che vede, quello che incontra, quello con cui si imbatte, che è un livello fortissimo, cioè la personalità di Condon entra tantissimo in ciò che rappresenta e forse anche quello che ci interessa, francamente, perché se no ci basta una fotografia, una cartolina o un ricordo filmato, diciamo. Invece chiaramente c'è un impatto fortissimo con la realtà che rappresenta e questo è un rapporto bionivoco, perché chiaramente questo cosa implica? Che anche soggetti che in sé potrebbero sembrare semplicissimi, cioè poco rappresentativi, poco emblematici, è chiaro che quando rappresenta i campi di concentramento di Bergen-Belsen, cioè solo il soggetto è già più che sufficiente, voglio dire, per, come dire, toccare la nostra sensibilità. Ma diverso quando si trova, ad esempio, nell'ultima parte della sua vita a ritrarre costantemente dei campi arati, magari sempre gli stessi, quindi stagione dopo stagione, e come dire, ci fa calare dentro uno sguardo, stagione dopo stagione, ci fa guardare le cose come noi non siamo appunto in grado di guardare, forse perché non siamo ancora tornati come bambini, giustamente come dice il presidente. Quindi la mostra permette, spero se è riuscita, permetterà di conoscere un uomo che si è speso totalmente nella pittura perché era quello che doveva fare. Si è parlato di vocazione, giustissimo, cioè quello era lo strumento che lui aveva per conoscere le cose che aveva intorno. La mostra si conclude con un piccolissimo video, abbiamo ritagliato, diciamo, una serie di piccole interviste a Condon, dura 13 minuti, e un passaggio lui dice una frase che io avevo sentito appunto da lui, cioè non di persona, cioè l'avevo letta durante l'università, quindi moltissimi anni fa, e mi è sempre rimasta come un punto di riferimento, no? Lui a un certo punto dice perché secondo me le mele di Cézanne sono più sacre di una Madonna di Raffaello. Cioè lui ha un modo di guardare la realtà per cui cioè, diciamo, l'autenticità dell'artista rende sacro qualsiasi cosa che possiamo avere tra le mani e diciamo che lui vede in un certo tipo di pittura, e nella sua evidentemente, un modo di rappresentare la realtà talmente autentico, talmente sì, anche implicato con quello che sta guardando, che sta rappresentando, che ha qualcosa di sacro, innanzitutto perché lo rende eterno. Parleremo, e anche il titolo che ho voluto dare al mio saggio, di redenzione, lui parla della pittura. E quindi c'è uno sguardo che alla fine è quello che ci interessa e alla fine è quello che ci restituisce questi quadri. L'ultima cosa che dico è che appunto abbiamo scelto 33 quadri rappresentativi di
di tutto il percorso, come ha giustamente detto Gandolfi, ci agganciamo perfettamente con la mostra di Milano, perché lui inizia appunto a dipingere in Italia, in particolar modo a Napoli, e abbiamo un'opera appunto di Napoli, e quindi ci innestiamo perfettamente dopo questa esperienza così forte, così dolorosa a Bergen-Belsen, che appunto è rappresentata a Milano. E in tutto questo percorso a parlare sono i quadri, perché la cosa secondo me che bisogna tenere presente vedendo questa mostra, che abbiamo, ci può essere qualche piccolo legame territoriale, ma quello che conta è che William Condon è un grande interprete del Novecento, è un pittore che, e lo vedremo, sta nei grandi, diciamo così, quindi è un'antologica che credo restituisca, questo dovrete dirlo voi, restituisca la grandezza di un grande pittore del Novecento, che come accade spesso nella storia magari non ha ancora il riconoscimento che merita, ma insomma il tempo, i secoli fanno giustizia. Io dico sempre anche ai miei studenti che insomma c'era un tempo in cui Giovanni Baglione, che probabilmente voi non sapete neanche chi sia, costava di più di Caravaggio. Poi il tempo ha dato giustizia, insomma, evidentemente arriverà certamente un momento in cui si capirà che una certa pittura americana non può essere compresa senza aggiungere il tassello fondamentale, insieme a Rothko, insieme a Pollock, aggiungere la tessera fondamentale e personalissima che ha dato William Condon. Però appunto questo lo giudicherete voi coi quadri. Questi quadri io credo siano assolutamente rappresentativi per comprendere qual è l'oggetto che abbiamo di fronte, poi chiaramente ognuno giudicherà, quindi io direi che... Comunque lui è stato chiamato due volte negli anni 50 alla Biennale di Venezia, quindi... Sì, sì, non è che manchino... adesso lo vediamo in mostra, cioè non è un escluso, cioè non è un eremita della pittura, cioè ha avuto un momento negli anni 50 in cui è stato al centro, cioè direi proprio nel cuore della rivoluzione artistica e pittorica che stava avvenendo nel mondo, perché New York stava diventando la capitale del mondo e lui c'era, e vedremo anche che cosa fa, però sì sì, questo sicuramente, certamente appunto proprio anche per questo abbiamo ancora della strada da fare, insomma, sì, per ricollocarlo. Grazie Davide.